Allora, ho intervistato alcune persone in piazza durante il mercato, adesso le faccio ascoltare, poi magari facciamo un commento. Va bene. Perché Pezzoni? È perché Pezzoni è l'uomo che mette a posto le cose. Perché è forte. Vediamo di cambiare questa amministrazione. È un ottimo professore, quindi sarà anche un ottimo sindaco. E ha il mio voto. Pezzoni è un ottimo candidato, è una scelta vincente per Treviglio e ci offre la possibilità di voltare pagina, dare alla città una nuova amministrazione, affrontare i problemi della città con determinazione e con convinzione. Pezzoni è la scelta vincente. Io conosco Pezzoni come persona stimata, autorevole, in quel del Treviglio, sono un ex salesiano, so perfettamente che a Treviglio serve una persona come Pezzoni, serve una persona con delle competenze, con una capacità di gestire la città che porti a una vera svolta dopo anni di paludi della Giunta Borghi. Sì, perché la città ha bisogno di cambiare, abbiamo bisogno di una svolta, PDL e Lega sono uniti, la persona è di primissimo piano, primissimo livello. E quindi avrà sicuramente il mio voto e anche di molte persone che conosco. Perché mi hanno garantito che è una persona seria, razionale, lavora molto bene, dunque dà molta fiducia ai cittadini. Pezzoni è una candidatura che unisce dunque? Sì. Pezzoni è una candidatura che unisce il PDL, la Lega Nord, ma unisce soprattutto la città per far sì che ci sia un cambiamento serio e per far sì che Treviglio diventi una città che abbia uno sviluppo sostenibile e che faccia un cambio di marcia rispetto ad un'amministrazione che è stato un immobilismo assoluto per la nostra città. Tutti uniti con Pezzoni, Treviglio ha bisogno di un governo stabile con persone stabili, è l'uomo della svolta. Signora, lei conosce Beppe Pezzoni? Sì. E cosa ne pensa? Molto bene. Quindi lo vota? Sicuramente. Se dovesse definire alcune sue caratteristiche? Serietà, competenza, io lo conosco sotto questo aspetto. Beh, è un candidato che ha avuto un'esperienza in una realtà più piccola, quindi conosce molto bene cosa significa un'amministrazione e ha una capacità, almeno da questo primo incontro, è quello di ascoltare, di mediare e di rilanciare, fare sintesi tra le varie sensibilità, tra la Lega Nord e il PDL. Beh, giudizi lusinghieri positivi? Molto, dicono. Mi fa particolarmente piacere vedere che tanta gente si sta riunendo intorno a un progetto che sembrava impensabile, unire PDL e Lega Nord per una proposta organica alla città di Treviglio, superando le divisioni che hanno caratterizzato questi partiti e soprattutto superando l'immobilismo delle ultime gestioni. È stato un po' un miracolo questa unità che da tanti anni non c'era, invece adesso c'è tanto entusiasmo, quindi vuol dire anche il nome funziona, anche perché Pezzoni viene da esperienze amministrative importanti. Ritengo che qui faccia gioco la squadra da una parte e faccia gioco la capacità di sinergia che mi pare mi si possa riconoscere per le altre attività che ho svolto durante il corso della mia carriera amministrativa. Non tanto quella di sindaco di Pagazzano quanto quella di responsabile di società provinciali e anche della Fondazione della Misericordia Maggiore a Bergamo, in cui siamo stati in grado di lavorare con amministrazioni di centrodestra e di centrosinistra insieme nel momento in cui il progetto da realizzare va a beneficio della città, in quel caso di Bergamo, spero di riuscire a fare altrettanto qui a Treviglio, dico va a beneficio della città e non dei partiti. Così a caldo, quali sono le cose che la incuriosiscono e la spingono a far di più? Entrare nel merito della discussione ancora aperta sull'adozione del piano di governo del territorio, che è la grande scelta di idea di città che questa popolazione, che Treviglio deve avere il compito di prendere, e dall'altra parte tener conto di progetti infrastrutturali significativi anche dal punto di vista economico che questa amministrazione uscente ha aperto e che non sembrano essere in grado di soddisfare davvero le esigenze della città. Deve far chiudere la moschea abusiva di via Vittorio Veneto. E poi? Poi deve operare un controllo più serrato sulla residenza degli extracomunitari e deve prestare maggiore attenzione alla sicurezza. C'è questo grande problema dell'accoglienza, è una cosa difficile, parlarne è difficile. Lei
E come sintetizza questo problema? Ci devono essere le condizioni per accogliere una persona in casa propria, ci devono essere il rispetto delle regole, quello che si insegna a scuola, ci deve essere anche dall'altra parte la disponibilità a rispettare. In una situazione come quella che stiamo vivendo, in cui le emergenze del mondo arrivano anche sul territorio italiano, non direttamente per ora su Treviglio, ma arriveranno anche qui, noi dobbiamo essere una città sicuramente accogliente, ma dall'altra parte una città che richiede il rispetto dell'ordine. Su queste cose penso che sia necessario non transigere, in funzione del fatto che la convivenza civile passa attraverso quello che dovrebbe essere il rispetto di ciascuno per tutti gli altri.